Ciao a tutti e benvenuti su www.nutrizioneditesta.it. Io sono Barbara, sono biologa, sono laureata in alimentazione e nutrizione umana ed ho un master in nutrizione applicata allo sport e al fitness. È stata proprio questa lunga esperienza professionale a farmi riflettere su una nuova modalità di lavoro, una modalità il cui obiettivo è quello di sostenere in maniera più opportuna e sicuramente più efficace tutte le persone che desiderano fare un cambiamento per quanto riguarda l'alimentazione ed in generale lo stile di vita. Cambiamento è la parola chiave dei percorsi che vi vengono proposti, percorsi la cui ambizione è quella di portare la persona ad una condizione di benessere. Ma vi siete mai chiesti che cosa vuol dire realmente benessere? Avete mai approfondito il significato di questa parola? E poi, come valutereste la vostra condizione di benessere? Vi aiuto ricordandovi che esiste una definizione ben precisa di benessere e ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si parla di uno stato ideale, totale di benessere fisico, mentale e sociale legato non semplicemente alla mancanza di malattia, ma a qualcosa di molto più complesso. Cioè, per arrivare ad uno stato di completo benessere, la persona deve essere capace di identificare, ma soprattutto realizzare le proprie aspirazioni, modificare l'ambiente circostante, cioè la persona deve diventare promotrice della propria salute, la deve conquistare, la deve modificare, la deve migliorare. Quindi parliamo di una condizione emotiva, mentale e sociale in cui la persona può esprimere il proprio potenziale in qualsiasi contesto di vita. Ci sono due elementi che vi possono sostenere nel cambiamento per raggiungere una condizione di benessere: l'alimentazione e l'attività fisica. Ma questi due elementi vanno gestiti con la testa. Vi aspetto.